Ciao a tutti, io sono Giuseppe Conte di Makers at Work e oggi sono ospite di Maurer. In questo video particolare risolveremo uno dei problemi più comuni nei mobili antichi, nei mobili vintage, nei mobili molto molto datati. E in questo caso andremo a riparare dei cassetti di un vecchio comò. Venite con me. Questo è il manufatto dove andremo a fare l'intervento. È un comò di una centinaia d'anni fa e come qualsiasi mobile antico ha problemi alle guide. Questi mobili erano realizzati completamente in legno massello, quindi non esistevano le guide come nei cassetti moderni, e quindi sull'estremità dei cassetti legno su legno, passando tanti anni, si è andato a consumare. Adesso tolgo un cassetto e vi mostro il difetto su cui andremo ad operare. Ecco qui il cassetto appoggiato a testa in giù. Come potete vedere qui, la parte di legno, quindi della parte laterale del cassetto, si è consumata e quindi logicamente il cassetto non è più in grado, ve lo faccio vedere così, guardate qui, non è più in grado di scorrere agevolmente. Idem pure da questa parte. Qui logicamente è sempre la parte dove si consuma di meno. Come potete vedere, la costruzione del cassetto, anche se è molto antica con le famose code di rondine, il mobile purtroppo non è molto di pregio, perché potete vedere come sono state lavorate queste tavole e anche la parte posteriore. Quindi andremo a fare questo intervento solo il valore affettivo che ha il mio amico Giuseppe, perché questo è un comò del nonno. Vi faccio vedere l'intervento che andremo a fare. La stessa cosa vale per, diciamo, le guide interne, dove logicamente col tempo si sono consumate, e qui l'intervento sarà particolare semplicemente perché non vogliamo andare a smontare tutto il mobile, perché qui stiamo facendo una riparazione, se no avremmo dovuto fare un lavoro di restauro molto più ampio, molto più invasivo, smontando magari anche i pannelli. Questo non lo vogliamo fare, lavoreremo in modo localizzato sulle guide e poi vi mostro. Però come prima fase ci dedicheremo ai tre cassetti e andremo a sistemare prima le guide. Possiamo iniziare a intervenire facendo dei rilevamenti veloci. Io so che con la squadretta ho una profondità massima di 12 mm. Ne voglio andare a togliere 6 da questa parte. Quindi setto la squadretta e quindi la battuta. Posso utilizzare anche una classica squadra da falegname. Quindi in battuta mi vado a segnare 6 mm. Ecco qui. Ora so che qui questo lato è parallelo, allora io mi riporto la misura qui 12 e 7, riporto qui 12 e 7, praticamente siamo mancanti, quindi 12 e 7 verrebbe qui, allora devo fare il minimo indispensabile che mi dà, che è 12 e mezzo, quindi 12 e mezzo qui e 12 e mezzo qui. Capirete che dobbiamo andare a esportare tutto questo. Adesso prendo un righello. Ecco qui, questo come potete vedere va a finire a zero, perché logicamente il legno è rovinato. Io so che questo è parallelo, ma anche se non fosse parallelo non ci interessa, perché riporteremo un listello che poi rettificheremo. Quindi dobbiamo andare a togliere tutto questo. Ora l'ho segnato anche col pennarello per farvelo notare, vedete? Mi è venuta un'idea, vi mostrerò tre modalità per poter creare lo scasso. Faremo il metodo entry level, il metodo intermedio e il metodo professionale. Così vi mostrerò tre modalità per poter eliminare perfettamente queste parti rovinate di legno, per poi poter incollare il listello di legno. Metodo entry level, semplice scalpello. Vado a fare questi tacchi per rompere le venature del legno e con lo scalpello sarà più facile. I segni mi danno anche la profondità dove devo intervenire, così saprò come andare.
diciamo che a mano, col blocchetto. Mi serve solo il supporto per poter inserire la colla. Ecco qui. Metodo numero 2, colla pialla a mano. Logicamente con la pialla si riesce più in fretta. Utilizzeremo la fresatrice con una fresa a cuscinetto. Quindi che cosa fa la fresa a cuscinetto? Fatemi vedere. Va imbattuta di un pezzo rettificato. Prendo questo pezzo di MDF, lo metto a filo segno, lo blocco con dei morsetti e so che la fresa andrà imbattuta e avrò la linea perfettamente. Questo è il metodo professionale. Siamo pronti per incollare. Ora il materiale di riporto probabilmente della cassa del cassetto è pioppo, no? Io già ce l'avevo e quindi per me è semplice poterlo incollare. Ora questo ripristino l'avremmo potuto fare con l'abete, magari con del faggio che è più duro. Questo va a vostra discrezione o a discrezione dell'operatore che vuole andare a riparare. Nel nostro caso avevamo lo stesso materiale, anche perché dopo incollato andremo a levigare e daremo una tinta comunque di noce per poi ripassare, diciamo, le guide anche i fronti, i laterali con la cera, così scorreranno meglio. Ora vi starete chiedendo perché è più largo del cassetto e dopo vi descriverò il perché abbiamo preferito utilizzare questa soluzione. Adesso prendiamo la colla e incolliamo tutti i listelli, qui li taglieremo dopo con la sega a mano. Adesso posso andare a incollare, basta della semplice colla vinilica universale, colla per legno. La prendo direttamente dal baratto. Metto solo in forze, non stringo. Lascio che la colla inizia a prendere e fare la parte iniziale. Perché? Perché eviterò di far slittare il pezzo di legno. Allora, un consiglio, la colla, gli eccessi di colla vanno sempre eliminati, perché se no il legno assorbe e la vernice successivamente avrà problemi ad attaccare. Allora io con una bella spugna umida inizio a togliere gli eccessi, anche se so che dopo usciranno, perché quando stringeremo, e do un altro giro, vedete? E la colla riesce, è giusto che sia così. Aspetto un minuto e poi stringerò come si deve. Ecco qui, ho stretto bene i morsetti e adesso posso pulire definitivamente, così saprò che non c'è nessun eccesso di colla. Volendo questo listello lo potrei fare uscire pure un millimetro in più per poi rettificarlo con la pialla manuale. Il sistema che utilizzeremo, logicamente, come abbiamo fatto per quanto riguarda i cassetti, qui non lo posso andare a creare, so che questa parte scende, ma qui non posso andare a piallare eccetera. Quindi che cosa faremo? Aggancieremo un listello così, metteremo a filo a livello. Per questo abbiamo fatto le guide dei cassetti più ampi e noi andremo a lavorare qui molto molto semplicemente. Adesso vi faccio vedere. Sappiamo che il mobile è dritto, quindi io posso regolare il listello come ci pare. Ecco qui, come potete vedere, il dente qui siamo a filo, ma dietro logicamente il consumo di materiale si fa sentire, anche qui la stessa cosa, vedete?
Eccomi al giorno successivo. Adesso andiamo con una spugnetta abrasiva, grana finissima, andiamo a dare una mano sulla parte che abbiamo riportato e sui laterali, perché poi andremo a mettere della cera d'api, così avremo sia da una parte una finitura, dall'altra parte la cera ci aiuterà a far scorrere meglio i cassetti. Facciamo delicatamente. Questa è una classica cera per mobili, però è di colore mogano, quindi scurisce ulteriormente, diciamo, di qualche tonalità il legno. Siamo partiti dall'impregnante noce scuro, vedete la differenza? E questa cera la utilizzo spesso per lubrificare gli elementi, come in questo caso. Poi comunque la cera d'api è una delle finiture storiche, vintage, per quando si rifanno i mobili, insomma. E facciamo solo la costa. Sono passate circa 2 ore dalla cera, dalla passata di cera, ed è tutta un'altra cosa. Anche qui è tutto, si chiude perfettamente. Avendo utilizzato lo stesso materiale, quasi il ripristino non si nota. Abbiamo dato, come avete visto qui, anche la parte di nuova tinteggiatura con l'impregnante. Di solito si utilizza il mordente, però io utilizzo spesso l'impregnante per non comprare più prodotti. Che dirvi, sono contentissimo del risultato. Questi cassetti appena sistemati dureranno probabilmente altri 100 anni. Voglio ringraziare Maurer che mi ha ospitato sul loro canale. Qui è Giuseppe Conte di Makers at Work, ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!